Bentornati da Claudio Brachino a Primo Piano, rubrica dell'agenzia Italpress per farvi conoscere i protagonisti dell'attualità. Ormai lo sapete, dalla politica all'economia, al mondo imprenditoriale. È un politico di lungo corso, un leader sicuramente, insomma, da tanti anni, insomma, esponente di spicco di Forza Italia, attualmente senatore, Maurizio Gasparri ha Grazie, accettato grazie il dell'invito. nostro invito. E ben Siamo rivisto. Grazie. Allora, ci conosciamo da qualche anno, ma ci diamo del lei sempre per la forma, no? Però al di là di tutto, in questo momento la domanda più urgente, siamo a poche ore dal Consiglio dei Ministri di questa sera sul Recovery Plan, non c'è il pendolino, però se Gasparri ci può guidare un po' a capire quello che succederà, insomma, le saremo grati, Io ho perché così almeno l'impressione capiamo se c'è una crisi, non c'è una crisi. Che Renzi abbia tirato troppo la corda e che oggi non possa tornare indietro accettando qualche posto perché perderebbe, come dire, reputazione. Però l'ha tirata troppo la corda perché in realtà lui ha un obiettivo di galleggiamento, di visibilità. Proprio in queste ore leggevo sul Corriere della Sera che lui in questi giorni è stato più menzionato di Conte e di chiunque altro, ha battuto il record delle citazioni tra i politici. Questo lui voleva, ritornare al centro del dibattito perché con i voti non c'è arrivato. Lui ha fatto una scissione dal PD, ha fondato un Certo. partito, ora i sondaggi valgono quel che valgono, ma non ha Stiamo spiccato il intorno al volo, 3%, non ha però spiccato il insomma. volo. E guardi, io poi non sono un renzofilo, lui è un renzofilo, si ama molto, perché io faccio questa analisi, 2014 Renzi aveva il 40%. Era a Palazzo Chigi, aveva Guarda, lo fatto le vedremo. riforme, era addirittura d'arrivo, aveva un accordo col capo dell'opposizione, che allora era un saggio Berlusconi, interlocutore per riformare il paese. Dopo 6-7 anni non c'è il 40%, il panorama dell'opposizione è cambiato ed è un po' più Ne parliamo ostico. poi, E insomma. quindi io non credo che quelli che dicono quanto è bravo, quanto è bello, è sveglio, è svelto, ma non è bravo perché quando uno passa dal 40 al 3%, se fosse in un'azienda l'avrebbero licenziato. Beh, io conosco anche aziende che fanno delle scelte strane, però insomma non vorrei entrare E nell'logica però vanno della. male poi le aziende Vabbè, che insomma, fanno allora, scelte strane. però al di là di questo, e mi piace la metafora della politica con l'azienda. In questa crisi, parliamone ancora un secondo, è intervenuto, mi sembra, il grande arbitro, no? Il Presidente della Repubblica, ha detto però io sul Recovery Fund non voglio fare brutte figure in Europa, almeno approvatelo, però approvarlo nel Consiglio dei Ministri vuol dire poi portarlo anche in Parlamento, quindi mi sembra che i tempi, è possibile che questa sera Italia viva dica di sì e poi magari apra una crisi Questo sembra che successivamente? abbia ottemperato a questo invito, intanto varate questo piano, ma se poi il giorno dopo c'è la crisi, non è che il Parlamento di fronte alla crisi di governo discute il piano, che per la verità è l'emergenza totale. Il mio partito, Forza Italia, ha presentato prima del governo un piano Ecco. ampio, corposo, perché noi riteniamo che questo piano poi investirà i governi futuri. E anche se si votasse nel 2023, ammettiamo che il quadro regga, non so come, comunque ci saranno altri governi e io mi auguro che siano governi di segno diverso, noi abbiamo interesse a capire quale sarà il piano perché potremmo essere noi il governo nel pieno dell'attuazione del piano. Però ne parliamo del merito. Allora, finiamo un attimo questo capitolo di politica pura. Se dovesse esserci la crisi, quali sono gli scenari? Io non Tutti dicono credo. no al voto, ma insomma potenzialmente si potrebbe pure votare, Guardi, io no? dico, secondo me, non faccio una previsione, faccio una opinione, a noi non conviene essere coinvolti in un governo ibrido, un simil Monti, con Draghi o con Cottarelli o con Babbo Natale, perché noi dovremmo, nella fase finale della legislatura, perché sono 2 anni che poi è 1 anno e mezzo, ci dovremmo trovare coinvolti in gestioni caratterizzate dagli errori altrui, per prenderci il discredito di una coda di legislatura quando siamo i favoriti, lasci perdere gli equilibri dei seggi, c'è chi ne avrebbe di Sì. più, chi ne avrebbe di meno, ma il centrodestra vincerebbe. Noi perché dovremmo andare a bruciare in un finale di legislatura che ci vedesse coinvolti un possibile successo? Facciano, se non sono in grado di fare nessun soccorso, a quel punto il voto. Qual è la presunzione di Renzi e altri? Siccome quando si voterà si passerà da 1000 a 600 seggi, nessuno smania dell'andare alle elezioni, però poi le elezioni arrivano e comunque l'interesse del paese va più dell'interesse di noi singoli, qualcuno ci sarà, qualcuno non ci sarà, Certo. faremo altre cose, Ma non poi lo la so. politica si può fare pure se Si non siamo possono uno fare scranno in mille cose Parlamento, e no? quindi io penso che alla fine si potrebbe anche prendere in esame, perché la legge elettorale c'è, il
decreto per rimodellare i collegi è stato fatto, quindi tecnicamente Mattarella potrebbe dire: signori, già c'è stato il Conte 1, poi il Conte 2, tutti i governi anomali, ora Mattarella, vecchio ed esperto politico, che si fa un Conte 3 con l'accordo di chi? Quindi io non escluderei. Se non ho capito male, decifro che Gasparri pensiero, perché ovviamente nei grandi partiti e con la grande storia esistono anche posizioni diverse, niente appoggio o appoggino, no, o mezzi responsabili, no, che poi sarebbero irresponsabili secondo alcuni. Abbiamo già dato. Consigliere deve stare all'opposizione, nel centrodestra unito, centrodestra, e ripresentarsi agli italiani per governare. Perché in questa fase avremmo solo, sì, avremmo solo un logoramento. Dopodiché noi sul piano della responsabilità, il recovery fund, l'abbiamo presentato un progetto, ne vogliono discutere oggi pomeriggio in Parlamento, bene, ma prenderci noi delle rogne insieme ad altri, lo schema di Bettini che chiede soccorso, il soccorso a Bettini, francamente anche no. Senta, parliamo dei due allora piani, di quello che abbiamo letto ufficialmente del recovery plan che sarà presentato questa sera con le rivisitazioni delle varie critiche di Renzi, quindi primo giudizio, e poi invece quello che avete presentato voi. E quali sono le differenze nei focus fondamentali? No? Le confesso che quello di Conte non l'ho ancora approfondito, perché proprio ieri sera ha cominciato a circolare. Sono una ripartizione di cifre. Poi è uscito un piano di 170 pagine, mentre quello iniziale era di 13 pagine. Inizialmente lui era partito da un sommario di argomenti, e quello lo possono fare pure in una scuola elementare. Noi abbiamo invece presentato un piano più articolato, che voce per voce, dalle infrastrutture, dal turismo, dalla cultura, ad altre voci importanti, ha ripreso un po' le nostre classiche impostazioni programmatiche. Nel senso che noi sul discorso infrastrutture, legge obiettivo e quant'altro siamo sempre stati fautori storici di processi di semplificazione, la necessità di sviluppare in Italia un'offerta anche nel turismo, nella valorizzazione dei beni culturali, settori che sono stati totalmente trascurati. Poi noi sulla sanità, questo ci caratterizza anche all'interno della coalizione, in un paese che dovrebbe vaccinare rapidamente, modello israeliano, milioni di persone, perché è l'unica soluzione alla fine per far risollevare l'economia, beh, poi non si prendono i soldi del famoso MES, che non avendo il commissariamento del paese ma solo il vincolo di destinarli alla sanità, un paese che dovrebbe riorganizzare la sanità e avere una catena di montaggio del bene che dal vaccino alle cure dovrebbe lavorare, noi su questo insisteremo e stiamo anche valutando proprio anche un appello al paese dicendo: noi vogliamo più mezzi per la sanità e le vaccinazioni e vogliamo utilizzare tutte le risorse, che è un capitolo parallelo al recovery fund, ma non è una cosa secondaria, perché mentre in Israele c'è una sorta, è vero che Israele è un paese sempre pronto perché praticamente è in guerra e quindi loro sono sempre pronti a gestire l'emergenza, noi al contrario invece sembriamo fuori dalla storia. Io vorrei continuare con la politica pure, ma visto che ha parlato di vaccini parliamo un po' un secondo di Covid. Lei è arcuriano o non arcuriano da un punto di vista? Guardi, io conosco personalmente Arcuri da molti anni, perché come lei ha detto qua ci sono alcuni di lungo corso. Arcuri, che è un uomo di sinistra, è riuscito a sopravvivere con i governi di centrodestra e centrosinistra, quindi mi astengo dalle polemiche di però devo dire ad Arcuri però che oggettivamente e sui banchi le cose delle scuole sono andate maluccio, anche perché se non c'è un piano di trasporti, che è il vero veicolo di infezione, è inutile comprare i banchi. La questione siringhe, lui ho visto giorni fa che spiegava: no, ma va bene anche la siringa. E io mi sono un po' perso fra quella più larga. Sì, perché quella più larga, perché per dosare la quantità esatta di liquido ci vuole una siringa più. Mi concede il senatore che già discute di questo, perché non ci siamo. La questione mascherine, io non amo quella trasmissione Report, però ne ho visto un'edizione nelle ultime ore dove lì si fa un discorso addirittura. La mascherina al chilo, no? Visto per la prima volta quantificato, non per esemplare, prima si discuteva 1,30 euro, 70 euro, nel prezzo al chilo, perché in effetti si possono anche pesare le mascherine, quelle chirurgiche che sono le più diffuse e che tutti abbiamo in tasca. E il prezzo è variato di questa fornitura su cui c'è questa inchiesta di 10 volte. Allora potrebbe anche non essere consapevole Arcuri, oppure nell'emergenza, io lo capisco, tutti dicevamo, no, ad aprire, dove sono le mascherine? E uno compra sul mercato al meglio che trova in quel momento. La differenza di 10 volte del prezzo
c'è la responsabilità, il non poteva non sapere, lei ricorderà che alla fine della prima repubblica la teoria del non poteva non sapere, per cui c'era Citaristi che è morto poi, secondo me anche, beh, diciamo che era il tesoriere, spazzato via un po', era il tesoriere della DC, per cui se un assessore della DC di Bergamo o un consigliere comunale di Agrigento prendeva una mazzetta, Citaristi a Roma non era sensibile a questo problema, Citaristi non poteva non sapere. Mo dico, caro Arcuri, tu non sai niente, meno male che non sei stato in auge nell'epoca di Di Pietro. Ecco, quindi è un'epoca, diciamo, che abbiamo vissuto, diciamo, giornalisticamente già. Cioè, allora, a proposito di età, appunto, e di esperienze professionali, ma come faremo? Adesso lasciamo stare la personalizzazione su Arcuri, come faremo ad arrivare, così come Arcuri ha promesso, una vaccinazione di tot milioni di italiani all'inizio dell'estate? Sono d'accordo con lei che l'unica speranza che abbiamo dei vaccini, poi neanche un vaccino, se andiamo con questi ritmi e se facciamo poi queste polemiche continue, no? Le siringhe, quella regione l'ha fatta più, quella l'ha fatta meno, queste sono arrivate. Noi dobbiamo avere un'organizzazione che ci permette da qua a giugno di arrivare a un certo, no? Le faccio un esempio banale, no? Hanno richiamato in servizio dei medici in pensione, bene, perché serve anche per fare una siringa, per fare un'attività che dal punto di vista medico è banale, però meglio che ci sia l'infermiere, il medico, piuttosto che il fai da te. Addirittura hanno un rimborso questi medici, era visto a volte, si sono anche recati, proprio un rimborso vivo delle spese, che gli fa cumulo con reddito, e alcuni mi hanno scritto che almeno considerino esentasse quello che è un rimborso spese, perché se no, se uno guadagnava di pensione 10, scatta va 11, deve entrare in un'aliquota fiscale diversa. Manco questo sono riusciti a fare, che è un piccolo adeguamento per non rendere più tassato il medico in pensione che si mette a disposizione più per il giuramento prestato che non per una, anzi rischiando pure, abbiamo visto che i medici sono tra le categorie che hanno pagato un prezzo. Noi dovremmo avere un vaccinificio in Italia, costante e continuo. Non vedo la capacità manageriale, si dirà, ma anche le regioni, per carità, le regioni che sono anche a volte governate dal centrodestra. Lei ha visto che recentemente in Lombardia un reset è stato fatto, no? E quindi per migliorare la qualità e l'efficienza, vedremo come andranno le cose. La Lombardia è una regione che ha quasi 10 milioni di abitanti, e come il Belgio, insomma, è una nazione. Quindi io credo che attualmente non si abbia la sensazione nel governo centrale, con Speranza, con Sileri, con la Zampa e con Arcuri, che ci sia questo vaccinificio, perché ci dovrebbe essere. Ieri abbiamo discusso anche all'interno di Forza Italia, perché qualcuno dice che non si può fare H24 perché ha dei problemi di turni, di riposi, però è una vaccinazione di massa, e facciamo dalle 7 alle 24 perché poi c'è quelli che il tempo è quello per arrivare a giugno, se noi vogliamo salvare la nostra economia, abbiamo bisogno di sanificare gli ambienti, quindi ci può essere necessità, e facciamolo 18 ore al giorno. Poi ci saranno delle categorie, ci saranno dei cittadini, a me se mi dicono quando arriverà il mio turno, che è ancora lontano, ho ragione anagrafico, se mi dicono devi andare alle 7, tante volte mi alzo alle 7 per parlare in televisione, andrei anche a fare il vaccino. Ai medici glielo renderebbe obbligatorio il vaccino? Io penso che si debba favorire la vaccinazione, e i medici lo si debba fare. Guarda, io questa mattina sono stato dal mio dentista, no? E il dentista ovviamente interviene con tutte le schermature, cose, ovvio, no? E gli ho chiesto, ma voi come siete messi? Cioè, finalmente, mi diceva lui, ieri l'ordine dei medici, parliamo da Roma e di Roma, ci ha chiamato, perché sono pure i dentisti, ma anche l'infermiera, ma anche la signora che sta all'ingresso del dentista, quindi bisognerebbe obbligare tutti, perché io che vado al dentista ho interesse io a sapere che il dentista è vaccinato, ma anche lui, perché dopo di me che potrei entrare lì dentro non si sa chi ho visto prima, e poi viene un altro paziente, sì, c'hanno tutto, mascherine, il casco con la visiera trasparente, per carità, guanti e controguanti, però non basta. Quindi io sono assolutamente convinto che anche nelle scuole, anche i docenti, che è uno dei temi della scuola, è chiaro che il sistema dei trasporti, però anche il docente ha sua garanzia e ha garanzia dei ragazzi, perché viceversa pure i ragazzi vengono perché il docente deve essere esposto a un rischio maggiore. Senta, un mondo che è molto caro da sempre a Forza Italia, fin dalla fondazione, il mondo delle piccole e medie imprese, il network diciamo, dei professionisti, è un mondo che indubbiamente con il Covid gioco forza è andato in crisi, no? Come giudica il piano dei ristori rispetto a questo mondo? Perché c'è chi dice che al di là del fatto quantitativo
ci sia proprio un governo e una visione politica troppo spostata sull'incomprensione di questo mondo qui, no? Le faccio l'esperienza, perché è importante, le faccio l'esperienza di questa mattina. Io questa mattina sono stato, che poi vivo nel paese reale, prima a Piazza del Popolo, dove oggi erano di turno nella protesta le agenzie di viaggio. Le agenzie di viaggio, perché si immagini come stanno messi, no? Poi l'agenzia di viaggio è la tipica piccola aziendina, quella migliore può avere 5-10 dipendenti, ma già parliamo di un'agenzia, come dire, di una certa dimensione. Alcune sono familiari, ci può essere marito e moglie, un impiegato, un figlio. È un mondo completamente abbandonato, non hanno avuto risarcimenti, non hanno avuto niente. Dopodiché sono stato nella sede dell'ACEA per esporre un problema di cittadini. L'ACEA è l'azienda che fornisce elettricità e acqua a Roma, però è abbastanza nota, è una società quotata, per parlare di un problema di quartiere. E sono stato ricevuto da alcuni dirigenti e ho chiesto: ma qui i dipendenti, guardi, qua stanno tutti in smart working. Allora, io non voglio criminalizzare i dipendenti della CEA, no, ma i dipendenti della CEA, come quelli del Ministero o di altre cose, sono penalizzati, però hanno lo stipendio, casomai con lo smart working hanno avuto comunque una possibilità penalizzante da un lato, dall'altro però di vita familiare, poi alcuni che hanno case piccole, i ragazzi a casa, però comunque quelli lo stipendio era basso prima, è uguale a prima. Cioè. Quella, quindi le devo dire, c'è un paese spaccato e chi fa una vita pubblica, tu passi in un quarto d'ora dalla disperazione delle agenzie di viaggio, ma potrei dire le guide turistiche, potrei dire i ristoratori, alla maggiore garanzia di quelli del Ministero, di quelli del Palazzo di Giustizia o di quelli della CEA o dell'Enel, che stanno a casa, avranno anche loro da protestare, però alla fine l'accredito arriva. Guardi, io ho scritto un articolo l'altro giorno per il giornale con cui collaboro, proprio su questo, perché di parlare di suicidi nella comunicazione è sempre difficile, è stato sempre un problema professionale anche per me, però il mainstream della nostra categoria, qui non parliamo dei politici, parliamo dei comunicatori, tende a non prendere in considerazione quando, non so, a Napoli un fotografo di 66 anni si uccide. Allora, e ha anche scritto delle parole drammatiche, dicendo: allora, salvate i miei figli dai debiti. Esatto, ha scritto questo, così, no? Questo tema, secondo me, è un tema molto importante, specialmente ora che si parla della fine. Guarda, io licenziare della liquidità della cassa integrazione, non può essere. Sto seguendo la tragedia delle imprese balneari che hanno il problema, come tutte le attività legate al turismo, alla movimentazione delle persone, e l'Europa che gli pone delle regole astruse. E quindi tocco giorno per giorno settori e categorie. Quindi abbiamo due Italie davvero, e Forza Italia, senza voler ledere i diritti, perché il lavoratore fisso col posto va garantito, soprattutto in alcune amministrazioni pubbliche, però poi tutta la galassia del lavoro autonomo, dell'impresa, rischia poi di avere una moria quando riprenderanno le cose, che poi il paese può avere una botta di ritorno quando torneremo alla normalità. E ma lei pensi anche, non so, oltre alla ristorazione, cinema, teatri, vedevo che a Roma ci sono alcune sale cinematografiche minori che hanno cominciato a vendere le poltrone perché hanno deciso che non riapriranno mai più. Non parliamo della grande multisala che forse, chi lo sa, un giorno o l'altro riprenderà, ma la sala di quartiere che già oggi viveva con fatica, già era insidiata dalle televisioni tematiche, dalle multisala, alcuni stanno cominciando a vendere la, che poi che prezzo va a avere le poltrone usate di un cinema? Chi no, se ne vuole? Lei non è un complottista per come la conosco io, però qualcuno ha scritto, al di là della causa di questo virus, che venga da un pipistrello, che venga da un laboratorio, che sia uscito volontariamente o involontariamente, negli effetti sembra quasi una tempesta perfetta, sembra come se il mondo poi in poco tempo fosse entrato in un'altra dimensione, che era quella che si, in qualche modo si avrebbero voluto le grandi oligarchie economiche del mondo, no? Quindi guardi, io più, dico, più online, io, più digitale. Allora, io ho due avversari, ma non da adesso, da prima del Covid, che sono questa morsa che ammazza l'Europa. E chi sono? La concorrenza sleale cinese. Lo stesso Berlusconi, il nostro leader, sono diversi anni che sta dicendo la concorrenza sleale, loro non devono sottostare ai protocolli ambientali, hanno lo sfruttamento, l'Europa che sta discutendo di accordi con la Cina dice ma c'è ancora lo schiavismo, lo dice l'Unione Europea. Allora tu non puoi avere un concorrente che ha costi di produzione zero perché non ha nessuna regola, e noi invece che abbiamo una serie di regole siamo fuori mercato. Dall'altro lato abbiamo i colossi della rete, che non sono solo quelli che oggi censurano Tizio Caio, ma sono gli esentasi. Io ho preso le difese l'altro giorno con un'interrogazione di
di quel lavoratore di Ferrara che lavorava ad Amazon a Rovigo. Questo lavoratore faceva i turni per fare i pacchi. Al 7 gennaio non gli hanno rinnovato il contratto. Queste aziende, parlo di Amazon, hanno un picco nel Natale perché si fanno più spedizioni, più pacchi. Non gli hanno rinnovato il contratto. Lui dice che non gli hanno rinnovato perché ha denunciato la sua condizione, perché questo signore di Ferrara viveva in un camper nel parcheggio di Rovigo. Lei, un attento giornalista, avrà visto. No, visto. Perché viveva nel camper? Da un lato perché non faceva in tempo Ferrara a Rovigo, che sono vicine, per i turni, come gli rimettevano, a garantire una mobilità. Poi non si poteva pagare un affitto a Rovigo avendo già la casa a Ferrara. Allora perché questa Amazon può sfruttare il lavoro del prossimo? E dico a voi che vi avvalete, tutti usano Amazon, quella convenienza di prezzo voi la pagate con le vostre tasse, perché Amazon paga il 2% di tasse, quindi quel paio di scarpe voi credete di pagare 10 euro in meno, in realtà quei 10 euro li pagate sulle vostre tasse che Amazon non paga, paga tasse irrisorie. Io non voglio bloccare il progresso, ma voglio una parità fiscale tra il negoziante all'angolo asfissiato e il grande gigante, che poi sta nella comunicazione, sta nel cinema, perché poi Amazon è anche Amazon Prime, Amazon Play, e così anche Facebook o Twitter, che poi decidono non solo di censurare Trump, dice esagerato, per carità, però poi libero hanno chiuso a un certo punto. Io denuncio tante volte gente che mi insulta in rete, quelli però non li blocca nessuno. Allora o tu hai delle regole che devi applicare a tutti, oppure non è che alcuni li blocchi, libero sia un altro no. Però senta, che effetto l'ha fatto vedere le scene di Capitol Hill? Si è detto poi che i leader sovranisti italiani hanno fatto, è stata una grande polemica fra Giannini e la Meloni. Sì, ho visto, guarda, hanno preso una distanza, ma uno prende la distanza, no? Guardi, io le devo dire una cosa, io credo che abbiamo sbagliato, ovviamente ci mancherebbe altro, non ci possono essere esitazioni. Credo che sia stata molto avvelenata la vita americana in questi mesi, in questi anni. Trump a volte è esagerato. Trump non era un'espressione classica del Partito Repubblicano Americano, no, era un uomo, tra virgolette, è un uomo anomalo. Dopodiché l'economia andava bene, se non ci fosse stato il Covid avrebbe vinto le elezioni. Io credo che il voto per corrispondenza e altre procedure avrebbero meritato un approfondimento diverso, dopodiché non si giustifica l'attacco e l'aggressione al Parlamento, però francamente puoi dire, io se fossi stato in America per Biden, il cui figlio dovrebbe spiegare gli affari in Cina e in altri paesi, per il mondo di Nancy Pelosi e compagnia bella, non avrei votato. Ho come molti nostalgia di Reagan, il nostro mondo di Berlusconi ha governato quando c'era Bush, che pure da Trump si era distinto. Berlusconi ha scritto giorni fa una bella lettera sul giornale dicendo noi siamo un'altra destra, non avremmo fatto quelle cose. Dopodiché voglio capire poi quel mondo che ha vinto se difenderà gli interessi dell'Occidente, se ci sono troppi traffici familiari con la Cina e quant'altro. Dopodiché hanno fatto indagini, hanno arrestato delle persone, mi auguro che si vadano a vedere le immagini pure di altre violenze, perché in America ci sono stati mesi fa. Io uno che considero colpevole di quello che è successo in America non è solo il Covid, quel poliziotto che ha causato la morte di quel americano di colore. Cosa? Tu devi arrestare una persona, la vittima, devi fare, però non c'era nessuna necessità di fare quell'azione che ha determinato la morte. Da quel momento quel poliziotto non solo ha commesso un reato, ma ha anche determinato un'inversione di rotta comunicativa. Quindi io se fossi Trump andrei, penso che sono sotto. Io penso onestamente che al di là di questo, perché poi in generale anche l'abuso della forza ha determinato. La cosa è sicuramente, poi il Covid è stato importante, perché negare il Covid, poi ammalarsi di Covid, è il voto per posta, è il voto di gente che dice tu mi dici che non c'è il Covid, ma io voto per posta perché ne ho paura. E poi chi ha ucciso quella persona ha creato non solo un reato intollerabile, ma ha determinato un'inversione di rotta del clima, con violenze che ci sono state, però che sono state meno condannate e che hanno creato un clima di un certo tipo. Veniamo un po' alla politica, le ultime domande sulla politica nostrana. Quindi il centrodestra, qualcuno dice che non sia più compatto perché Berlusconi si sarebbe smarcato per andare un po' incontro al governo, e Salvini nicchia su un'idea di un governo di unità nazionale, la Meloni invece ha preso una posizione netta, ha detto si vota e il centrodestra si ripresenta tutto compatto o niente accordicchi con qualcuno. Quindi questo centrodestra oggi, diciamo, lei me lo dà in salute, ma lo dà. Allora, il centrodestra. Come sono i rapporti fra voi e Meloni e Salvini? Ecco, io lo dico chiaramente. No, i rapporti sono buoni, ci sono diversità. Allora, parlo con franchezza. Allora, il centrodestra deve rimanere unito. Berlusconi non può che rimanere nell'alveo del centrodestra che ha riunito lui e che ha fondato lui. Oggi ci sono dei numeri che affidano ad altri una maggiore
maggiore incidenza. Chi oggi ha più voti ha due doveri: tenere unita la compagine. E Berlusconi, quando ha avuto numeri forti, alla Lega per esempio dava la presidenza del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, che non avrebbe meritato per i numeri, ma che per necessità politica offrì, e di equilibrio. Quindi chi ha più numeri deve essere generoso e lungimirante, e deve anche dimostrare credibilità nell'assumere il governo. Cioè, se Salvini dovesse essere il leader del partito con più voti del centrodestra e quindi dovesse, per ragioni democratiche, non esoteriche, puntare alla guida del governo, deve apparire credibile nel sistema di relazioni internazionali ed interne, nell'atteggiamento. Questo è il problema che grava. Io non accetto le polemiche. Sembra però un po' hai cambiato un po' l'immagine. Quando Giannini attacca in quel modo sulla stampa, la Meloni dice delle cose assurde, perché Giannini plaude alle primavere arabe e si scorda che le primavere arabe hanno portato ad avere, invece che un Gheddafi, due o tre Gheddafi in Libia. E in Egitto Giannini andò al governo la Fratellanza Musulmana, con il leader della Fratellanza Musulmana. Io francamente mi prenderò dei mattoni in bocca tra Al-Sisi, un militare come erano stati Sadat, Mubarak e Nasser, e la Fratellanza Musulmana. Credo che sia peggio la Fratellanza Musulmana, sì. Sarebbe meglio Westminster sulle rive del Nilo, però questo è ancora lontano da vedere. Al-Sisi è questa, allora, grande ombra del caso Regeni che non possiamo, benissimo, dopodiché, no? Il caso Regeni noi non possiamo accettare. Guardi, io sono andato nel 2017 come parlamentare al Cairo, sono stato ricevuto insieme a Nicola Latorre da Al-Sisi, quindi parla con uno che è andato da Al-Sisi a dire queste cose. Però devo anche dire che tra Al-Sisi e la Fratellanza Musulmana preferisco Al-Sisi, e voglio dire a chi si occupa, lo dico per chi ci sente, questa è una riflessione di geopolitica, non ha a che fare con le responsabilità. Però noi dobbiamo chiedere, dobbiamo chiedere chiarimenti a due realtà: all'Egitto di Al-Sisi, perché non possiamo accettare che non si indaghi sugli assassini di Regeni. Dobbiamo chiedere più chiarezza ai professori in Inghilterra, aderenti alla Fratellanza, certo, Musulmana, hanno mandato Regeni in Egitto. Lei sa che quando sono andati i procuratori sostituti di Roma a Cambridge, credo che stiano, a interrogare queste persone, si sono avvalse della facoltà di non rispondere, e sono in Inghilterra, la curla della democrazia. Allora noi dobbiamo pretendere la verità e la lealtà dall'Egitto, senza reticenze, ma pure dai professori che dall'Inghilterra hanno mandato quel ragazzo a fare una missione. Per conto di chi? Della Fratellanza Musulmana o di Cambridge? Abbiamo toccato anche un tema importante che non era questo di interesse. Sconti a nessuno, toccato, dall'Egitto a Londra. Va bene, e poi insomma ricordiamo che c'è una famiglia anche che ha pienamente ragione su una storia, noi abbiamo letto i particolari davvero inaccettabili. Inaccettabili. Allora, ultima domanda. Si va al 2023 e votiamo prima, insomma dobbiamo pure fare un titolo per l'agenzia, sì, guardi, siamo in tal presso, no, penso che la paura del voto farà sì che casomai Bettini non è parlamentare, ma siccome è grosso lo tagliano tre, lo dico metaforicamente, per avere tre voti in più. I responsabili, gli utilitaristi li andranno a trovare in qualche modo, non li trovano in Forza Italia, chi voleva fare scelte diverse le ha fatte, non le troveranno neanche nei pochi parlamentari centristi. Ho visto ieri insieme ad Antonio Tajani Lorenzo Cesa, e abbiamo deciso, così le do anche una notizia, di unire le nostre forze nelle elezioni amministrative. Nelle elezioni, quantomeno io faccio anche responsabile a Roma di Forza Italia, si voterà prima o poi per il Campidoglio. Io mi auguro che possa essere Bertolaso il candidato, se sarà accettato. Ho sentito pure il suo nome. Ma guarda, io sono un politico. Accetta, se io lo do. Sì, però credo che non Gaspari, sindaco di Roma, ci sta. Sì, però non ci si autocandida, e credo che ci sta, sì o no, se io lo do. Io non mi sottrarrei a nessun dovere come politico, però sono consapevole che oggi il punto di caduta della coalizione può essere su una scelta civica. Noi abbiamo proposto come civico Bertolaso, altri hanno proposto altri nomi che mi sembrano meno robusti, quindi noi siamo dell'avviso che Bertolaso possa essere il punto di caduta. Poi le dico, anche la Meloni, che si è autoesclusa, sarebbe, se ci ripensasse, un ottimo candidato, altrimenti noi riteniamo che Bertolaso sia un candidato. Però le stavo dicendo, abbiamo incontrato ieri con Antonio Tajani Lorenzo Cese, quindi l'area che poi nel Partito Popolare si presenterà in un unica lista, certamente a Roma, immagino che Roma faccia tendenza, e avvenga anche a Milano piuttosto che a Napoli. Quindi anche da questo punto di vista non solo non ci sono fughe verso l'area di governo, quindi io non escludo che ci possa essere una possibilità di voto, perché se alla fine tirano la corda, Mattarella potrebbe dire: signori, ho tenuto a battesimo il Conte 1 che era fuori dalla proposta elettorale, ho tenuto a battesimo il Conte 2 perché noi siamo una repubblica ancora parlamentare, se c'è, però alla fine una roba poi
come posso dire, troppo precaria, politica, precaria politica, cioè. E improponibile. Io credo che proprio Mattarella potrebbe dire: se il Parlamento si esprime lo rispetto, ma se il Parlamento fa caos... Allora traduco io: si potrebbe pure votare prima del 2023 e non è escluso che Gasparri possa candidare. No, no, ma noi siamo per la nostra proposta e quella di Bertolaso. Io sono per la Meloni come candidato politico in primis, per Bertolaso come civico, poi alla fine il numero degli altri, ci sono altri candidati. Staremo a vedere. Però questo è l'ordine di priorità. Allora, la politica in corso, vediamo cosa succede nelle prossime ore. Intanto ringraziamo Maurizio Gasparri. Grazie al direttore Brachino. Venuto qui e ovviamente Aida Press, che è una bella realtà informativa che seguo da tanti anni, cresce e dà un contributo ogni giorno in molti aspetti multimediali. E vabbè, magari insomma vediamo se, come si dice, le cose si evolvono nel tempo e anche questo merita di essere osservato. Anche i media si evolvono come si evolve la politica. Grazie ancora, grazie a voi che ci avete seguito. Al prossimo appuntamento con Primo Piano. Arrivederci.